dello sguardo da privatista che ci ha dato prospettive nuove, e sospetto anche che stia giocando d'anticipo in materia di fallimento per il futuro, per quello che potrà accadere, diciamo, successivamente nella giurisprudenza. Do la parola al consigliere Lopilato, prego. Grazie. Quale anche ricordo i 15 minuti. Cercherò di rispettare il tempo che mi è stato dato, discutendo di queste due interessantissime relazioni che, diciamo, pongono una serie di problematiche. Coordinando le due relazioni, dottoressa Bruzzone, la qual è la futura politica legislativa, professore Iba, nozione rilevanza applicativa, quindi vediamo la nozione, la rilevanza applicativa dal mio punto di vista, per vedere anche quali possono poi essere le politiche legislative alla luce proprio della nozione della rilevanza applicativa. Il presidente Rodolfo all'inizio del suo intervento ricordava come il tema delle società pubbliche sia un tema complesso, in quanto vi è una stretta connessione tra il diritto pubblico e il diritto privato, e questo è un terreno forse come più di ogni altro vi è questa connessione tra il diritto pubblico e il diritto privato. La stretta connessione tra diritto pubblico e diritto privato, emersa dalle relazioni che abbiamo sentito, deriva dal fatto che quando parliamo di persona giuridica pubblica e persona giuridica privata applichiamo analoghe regole concettuali. Applichiamo le regole costitutive, e cioè sia per gli enti privati che per gli enti pubblici vale il principio di legalità. Per gli enti privati il principio di legalità, e per le società vale ai fini di rispetto dell'articolo 2740 sulla responsabilità patrimoniale, per cui non si possono creare patrimoni autonomi al di là dei casi previsti dalla legge. Valgono diciamo, analoghe regole organizzative, sia le persone giuridiche pubbliche che quelle private hanno degli organi. La pubblica amministrazione agisce attraverso organi politici e attraverso organi burocratici, dirigenti, che pongono in essere attività di rilevanza esterna. Le società in mano pubblica agiscono attraverso organi che sono gli organi deliberativi, le assemblee, gli organi gestionali, quindi gli amministratori. Sono analoghe anche le regole di attività, oltre alle regole organizzative, cioè le regole di condotta. La pubblica amministrazione può in essere un'attività, che può essere anche attività di impresa, e le società possono in essere un'attività, che è normalmente attività di impresa. E sono analoghe anche le regole di responsabilità. Anche le regole di responsabilità civile, ad esempio, la responsabilità della persona giuridica, una responsabilità che contempla, che prevede la responsabilità della persona giuridica e dell'organo, quindi una doppia responsabilità, e anche nelle società c'è, cioè, la responsabilità civile della società e anche degli amministratori, quindi per evitare che si passi dall'immunità delle persone giuridiche all'immunità degli organi. Detto questo, quindi, diciamo, le complicazioni di questi argomenti derivano dal fatto che esistono queste regole, diciamo, queste regole comuni, ma ci sono evidentemente delle differenze. Io vorrei, in questo breve tempo, riprendendo gli spunti delle relazioni, cercare di inquadrare questi fenomeni in ambito di categorie generali e arrivare a conclusioni diverse, in parte diverse da quelle a cui è pervenuto il professore Iba. Cioè, io a livello, diciamo, di tipologie di società distinguerei due grandi categorie societarie, e cioè, da una parte ci sono le società in house, e anche società, anche organismi di diritto pubblico in veste societarie, ma di questo non mi occupo. Dall'altra parte ci sono le altre società. E questa grande distinzione la facciamo attraverso una valorizzazione delle regole organizzative. E cioè, la qualificazione giuridica, attraverso, diciamo, la valorizzazione, l'analisi del dato normativo, ma la qualificazione giuridica, la distinzione tra queste due grandi tipologie di società, la farei proprio attraverso la valorizzazione delle regole organizzative. E se guardiamo le regole organizzative, possiamo distinguere chiaramente le due tipologie di società.
Allora, le altre società, cioè la categoria più ampia delle società, sono quelle che rinvengono il loro fondamento normativo in una norma di carattere generale che troviamo nell'articolo 2449 del Codice Civile, e a livello di organizzazione l'articolo 2449 pone una deroga rispetto alla regola generale di funzionamento delle società disciplinate dal libro quinto del Codice Civile, prevedendo che lo statuto possa consentire al socio pubblico nelle società chiuse di nominare amministratori in proporzione alla propria partecipazione sociale. Questa è una deroga evidente alle regole di nomina, quindi alle regole organizzative di nomina che vigono appunto nell'ambito delle società di diritto comune. È una deroga che potrebbe anche porre dei dubbi di conformità anche nell'attuale versione al diritto europeo, perché un operatore straniero che sa che una società pubblica, il socio pubblico, ha la possibilità di nominare un amministratore in proporzione alla propria partecipazione, potrebbe essere questo un ostacolo all'applicazione del principio della libera circolazione dei capitali. Ma questa è una deroga, ma diciamo anche su questa norma ci potrebbero essere dubbi di conformità al diritto europeo, ma comunque è una norma al momento vigente. Nelle società in house, sul piano delle regole organizzative, vige una deroga rispetto al diritto comune. Questa deroga che ho appena detto è una deroga, se vogliamo, minima. Posso nominare amministratori in proporzione, io socio pubblico, alla mia partecipazione sociale. Nel caso delle società in house, invece, la deroga a livello organizzativo rispetto al diritto comune è molto forte. La nozione di controllo analogo presuppone, sulla base di quanto stabilito a livello europeo e a livello nazionale della giurisprudenza che riportava il Presidente Rodolf, evidentemente non si può ricondurre, diciamo, questa nozione di controllo analogo alle nozioni di normale funzionamento dei rapporti tra organi societari. Se diciamo, come io ritengo, potremmo anche ritenere che è un soggetto distinto l'in-house dall'ente pubblico, ma anche ammettendo che sia un soggetto distinto, in ogni caso esiste il controllo analogo, presuppone che l'organo politico o l'organo burocratico, ma essenzialmente l'organo politico, possa condizionare in maniera forte l'attività gestionale dell'organo gestionale, degli amministratori della società. Possiamo arrivare anche, il Presidente Rodolfo parlava di controllo gerarchico, comunque c'è un'influenza forte. Su cui io ovviamente ho dei dubbi, nel senso che è giusto che sia così, cioè è possibile che se noi affermiamo il principio di distinzione tra politica e amministrazione, per cui l'organo politico normalmente deve limitarsi a porre degli obiettivi da perseguire e lasciare poi l'autonomia gestionale all'organo burocratico per assicurare la distinzione tra politica e amministrazione, noi in realtà, così come oggi è, la struttura organizzativa dell'in-house con la quale dobbiamo fare i conti, non assicuriamo sicuramente una distinzione tra politica e impresa. Perché c'è effettivamente, ed è indubitabile che ci sia, una forte influenza non solo sugli obiettivi ma anche sulle modalità di gestione, con una duplicazione di organi, perché qui abbiamo un problema di concerto tra organi appartenenti a soggetti diversi. Abbiamo l'organo politico, l'organo burocratico, l'organo deliberativo, gestionale della società. Quindi le regole organizzative depongono, nel senso che la società in house è una società che si distingue dalle altre società, ma evidentemente il modo di funzionamento pone una serie di problematiche a cui ho fatto un rapido cenno. Se questo per quanto riguarda la nozione, quindi diciamo la nozione la ricaviamo dal funzionamento delle regole organizzative. Se guardiamo l'applicazione pratica e quindi le regole dell'attività, per poi arrivare alle conclusioni, qual è il futuro, diciamo, dei soggetti in house,
Noi dobbiamo chiederci, ma che cosa può fare il soggetto in-house? Quali sono le regole di attività? In linea generale, tutte le società in mano pubblica, se dovessimo fare un elenco della tipologia di attività che può porre un soggetto, una società pubblica, in particolare un soggetto in-house, io distinguerei tre ambiti, e cioè può porre uno, attività amministrativa vera e propria, due, attività di diritto privato con rilevanza pubblica che io qualificherei di tipo forte, tre, attività di diritto privato con rilevanza pubblica di tipo debole. Mi spiego. Se riferiamo questa tipologia di attività alle società in-house, nel rapporto con le altre società, per le società in-house, anche qui bisogna tenere separato un profilo, se vogliamo, di azione passiva da un profilo di azione attiva. Dal punto di vista passivo, le società in-house possono essere passivo, tra virgolette, possono essere amministrazioni aggiudicatrice, quindi pubbliche amministrazioni. E come pubbliche amministrazioni, le società in-house pongono in essere atti amministrativi, procedure di gara finalizzate all'adozione di un atto amministrativo di aggiudicazione, cui segue il contratto. Come società, come diciamo, dal lato passivo possono essere, diciamo, parte di, possono indire procedure concorsuali e quindi porre in essere atti amministrativi finalizzati poi all'approvazione di una graduatoria e alla stipulazione del contratto. Se guardiamo invece l'altro lato, cioè lato, se vogliamo, attivo, che cosa possono fare al di là di questo? In realtà non pongono in essere attività amministrativa vera e propria, è attività di diritto privato. È attività di diritto privato, al di fuori di questo ambito ristretto ovviamente che non vale per le altre società in mano pubblica, le imprese pubbliche non possono essere amministrazioni aggiudicatrici, non pongono in essere atti amministrativi, al di fuori del caso dei settori speciali. Quindi in relazione a questo primo aspetto vi è una diversità anche in relazione alla tipologia di attività che le società in comparazione pongono in essere. Se guardiamo appunto invece il lato attivo, è attività di diritto privato. Attività di diritto privato che io utilizzerei queste espressioni che ci possono forse aiutare ai fini della qualificazione giuridica e poi per capire i singoli casi e vedere quale normativa applicare di volta in volta. E cioè distinguerei appunto un'attività di diritto privato che è quella che l'in-house svolge in maniera più consistente, lo ricordava la dottoressa Bruzzone, quella che io dico, qualifico di, con rilevanza pubblica di tipo forte, cioè attività di servizio pubblico. Attività di servizio pubblico è un'attività di impresa conformata, è un'attività che le società in-house pongono in essere e devono rispettare gli obblighi di servizio che vengono posti in essere, che vengono inseriti nei contratti di servizio stipulati all'esito di affidamenti diretti della gara, quindi c'è un affidamento di commesse pubbliche, un affidamento diretto che è giustificato dall'esistenza delle regole organizzative di cui ho fatto cenno, e svolgono un'attività che ha una rilevanza pubblica perché le società in-house, come le altre società, poi devono assicurare il servizio universale. Devono assicurare il servizio di interesse economico generale, e cioè garantire quell'attività anche agli utenti marginali, cioè a quegli utenti a cui la prestazione da parte di un imprenditore che ragiona secondo logica esclusivamente imprenditoriale, la propria prestazione non arriverebbe mai. E ci sono dei contratti di servizio stipulati dopo l'affidamento, diretto, che sono dei contratti di diritto pubblico. Sono dei veri e propri accordi pubblici, in questo senso viene in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle controversie che involgono i contratti di servizio connessi al servizio pubblico. Ma nel svolgimento di questa tipologia di attività che ha una rilevanza pubblica di tipo forte, che vede chiamato in causa spesso il giudice amministrativo, con esclusione ovviamente dei contratti individuali di utenza per i quali resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a questa tipologia di attività ci sono però poi ovviamente dei limiti che incontra la società in-house, limiti che, essendo l'affidamento diretto, non può svolgere attività extra menia.
si pongono anche una serie di problematiche relative alla esistenza di alla diciamo valenza eccezionale o non eccezionale del modello in-house nella gestione dei servizi pubblici. Altra attività che pone in essere ricordo il soggetto il tempo in-house, al consigliere Lo Pilato, mi vergogno. Sì, quasi ho quasi terminato. L'altra attività che pone in essere è un'attività diciamo strumentale all'ente, quindi nel settore degli appalti pubblici. È un'attività che pone in essere il soggetto in-house in virtù di un affidamento diretto e anche in questo caso incontra una serie di limiti, poi l'attività extra media, per evitare che ci sia un'alterazione delle regole della concorrenza. Ultimo aspetto, e chiudo, su questa parte relativa all'attività, può porre anche in essere attività di impresa al soggetto in-house, cioè attività al di fuori delle attribuzioni dirette di commesse pubbliche, può svolgere attività di impresa in senso stretto? La Cassazione sembra averlo escluso. In linea di teorica è legittimato a porle in essere, però evidentemente il soggetto in-house è nato invece per gestire essenzialmente affidamenti diretti. In conclusione, concludo, politiche, alla luce di quello che ho detto rapidamente, esistono delle regole organizzative che effettivamente pongono una serie di dubbi in relazione alle modalità di gestione della stessa società e non si garantisce quella necessaria distinzione tra politica e impresa. In relazione all'attività, l'in-house pone incontro una serie di vincoli pubblicistici, sia attività di servizio pubblico, sia attività diretta alla gestione di appalti, sia attività in generale di impresa. Quindi forse il futuro dovrebbe essere, diciamo, come politica legislativa, l'eliminazione, la soppressione delle società in-house. Non servono a nulla, servono a poco. E la soppressione delle società in-house dovrebbe avvenire, a mio avviso, attraverso un intervento del legislatore per le società che sono partecipate dallo Stato. È possibile una legge statale che le riordini, perché la materia che viene in rilievo sarebbe appunto ordinamento civile, tutela della concorrenza, anche coordinamento della finanza pubblica. Per le società in-house che invece operano in ambito locale, per queste la Corte Costituzionale ha detto che la materia che viene in rilievo è la materia è il, diciamo, attiene alla materia dell'organizzazione amministrativa, che è di competenza residuale delle regioni, e quindi spetta alle regioni stesse decidere qual è il futuro dei soggetti in-house. Però lo Stato potrebbe porre degli obiettivi, perché attraverso, diciamo, la valorizzazione del titolo di competenza rappresentato dal coordinamento della finanza pubblica, affinché ci sia un riordino complessivo delle società in-house che, come abbiamo sentito sinora, agiscono secondo moduli che si discostano dal diritto societario e sicuramente non rispondono agli obiettivi per i quali sono state inizialmente create in ambito europeo. Grazie. Grazie, siamo noi che ringraziamo il consigliere Lo Pilato. A questo punto dobbiamo scambiare i posti, nel senso che invito a parlare il professor Zoppini, la consigliere del Tar Lazio Emanuele Loria, il professor Fabrizio Guerrera, il consigliere della Corte dei Conti Vito Tenore purtroppo non può venire, si giustifica e gli dispiace tantissimo, ma sì, e il professor Guizzi e poi il professor Fabio Cintioli per le conclusioni.
Procediamo. Sì. Senti, allora mi sposto, dai. Si è messa lì. Come vuoi. Grazie. Sì. Allora, posso andare? Do la parola al professor Zoppini, che si occupa di società in house nella prospettiva del controllo. Il titolo della relazione è La società in house, un diverso modo di realizzare la direzione e il coordinamento dell'impresa, segue punto interrogativo. Prego, professor Zoppini. Ecco, scusate. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Per questa nuova occasione che Fabiana Massa ci propone per discutere delle società pubbliche, tema del quale tutti in varie occasioni a vario titolo ci siamo occupati. Ora prometto innanzitutto di occupare non più di 10 minuti, svolgendo alcune considerazioni che riguardano il rapporto tra in-house e direzione e coordinamento, entrando in una dialettica immediata con la sentenza di Cassazione di cui oggi abbiamo già sentito parlare, ponendomi appunto questo problema: stiamo di fronte ad un diverso modo di dirigere e coordinare le società e poi le società pubbliche? A questa domanda, come anche il professor Ibba, darò una risposta negativa. Ecco, consentitemi però di svolgere qualche considerazione di carattere generalissima, ripeto, con la promessa di rispettare i termini che, di tempo che mi sono dato, nel senso che quando leggiamo una sentenza, seppur autorevole come questa, come ci ha insegnato Guido Gino Gorla, è bene sempre distinguere il decisum, cioè il punto di diritto risolto espressamente dalla Cassazione, la ratio decidendi, il percorso con cui si arriva alla decisione, e gli obiter dicta, che sono tutte quell'apparato in senso lato motivazionale con cui spesso il giudice stabilisce un dialogo, normalmente con la dottrina, ma che sicuramente non vincola né i giudici futuri né evidentemente costituiscono principi di diritto. Ora, se guardiamo in questa prospettiva questa sentenza, il principio affermato, l'estensione della giurisdizione contabile alle società in house, in un certo senso, seppure onestamente, può sollecitare qualche riflessione critica, su cui poi tornerò, poteva essere un risultato cui si poteva attingere senza necessità di mettere in discussione alcuni dati fondamentali che riguardano in linea generale il diritto societario e poi in linea più specifica le società pubbliche. Perché, e qui vengo ad una considerazione di carattere generale, la sentenza di Cassazione afferma espressamente un principio sul quale per la verità ho qualche riserva teorico generale, perché afferma in motivazione: il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società, leggo anche per brevità le parole utilizzate, è dunque squarciato. La distinzione tra socio pubblico e società in house non si realizza più in termini di alterità soggettiva. Allora, in questo passaggio della motivazione, ma che a mio parere è un obiter, la Cassazione sembra
aderire a quella dottrina che viene normalmente indicata come piercing the corporate veil o nella giurisprudenza e nella dottrina anglosassone, o Durchgriff per i tedeschi, cioè il superamento della personalità giuridica. Ecco, questo è un primo punto su cui intendo segnalarvi e su cui, ecco, mi permetto di dire che queste teorie sostanzialistiche del superamento della personalità giuridica sono ormai anche comparatisticamente del tutto superate. Non c'è bisogno di superare o squarciare nessun velo. Il diritto societario, già il diritto societario oggi molto più evoluto che nel passato, contiene normalmente gli strumenti, gli elementi di riequilibrio di conflitti di interessi che in questo caso si possono porre. In un certo senso si potrebbe dire: inutile tagliare un albero quando si vuole utilizzare uno stuzzicadenti. E questo è un problema di carattere generale. Poi veniamo invece specificamente al tema della direzione e coordinamento. Il tema è già stato affrontato dal professor Ibba, ora anche qui la sintesi mi imporrà veramente di essere molto tranchant, di questo me ne scuso naturalmente, perché vista l'autorevolezza del Supremo Collegio e degli estensori, ecco, faccio venia della franchezza, però entro in un dialogo sicuramente franco e diretto. Allora, il punto poi invece che specificamente riguarda la direzione e coordinamento di società attiene a questo passaggio nel quale sostanzialmente si dice: il controllo analogo, un controllo analogo a quello che l'amministrazione avrebbe sulle proprie strutture organizzative, è qualcosa di molto più intenso, molto più rilevante di quello che la direzione e coordinamento realizza nel diritto delle società. Ecco, questa affermazione, secondo me, in punto di fatto, ma anche direi in punto di diritto, è a mio parere errata. E iniziamo da un passaggio che della sentenza, un passaggio della sentenza in cui, richiamando l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, si dice, si ricorda che il controllo, l'espressione controllo non allude all'influenza dominante del titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è di regola in grado di esercitare. È un comando esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e un'intensità non riconducibili ai diritti, alle facoltà che normalmente spettano al socio. Allora, questo dato è, nell'idea di direzione e coordinamento, assolutamente scontato. La direzione e coordinamento delle società non è mai esercizio dei poteri riconducibili al socio. È invece un esercizio di poteri di gestione imprenditoriale che si risolvono, diciamo, e che possono concettualmente organizzarsi all'interno di due fenomenologie diverse. Una prima fenomenologia è nell'organizzazione di gruppo le direttive di gruppo, cioè il fatto che, per semplificare, l'amministratore delegato della società controllante dà dirette direttive agli amministratori delle società controllate e impone una determinata linea di comportamento. In questo fenomeno non è ininfrequente il fatto che una società controllata, ad esempio, non abbia una propria tesoreria, manchi di funzioni imprenditoriali fondamentali, manchi ad esempio del direttore del personale, manchi dell'organizzazione finanziaria. Perché? Perché in un gruppo di società molto frequentemente queste funzioni sono accentrate per ragioni di efficienza, per ragioni di contenimento dei costi, per ragioni anche legate al controllo. Il secondo modello privatistico di direzione e coordinamento, che pure è rilevante ai fini del ragionamento che stiamo facendo, è quello invece del cosiddetto contratto di dominazione, per usare un po' una traduzione di un lemma tedesco che ha un significato tecnico e che almeno
per gran parte degli interpreti, sicuramente per me è ammissibile anche nel nostro ordinamento. Quindi, per effetto di un contratto, potremmo dire di management, una società si assoggetta direttamente per via di un vincolo contrattuale a fare o non fare certe cose ed è eterodeterminata nella propria azione imprenditoriale. Allora, ecco, io credo che l'intensità del controllo privatistico e della direzione e coordinamento privatistico è, se posso dire, ora scusatemi il paradosso, molto più intenso della direzione e coordinamento che si attua nell'in-house providing e nel rapporto tra società, tra pubblica amministrazione e società affidataria, perché nella realtà fattuale delle cose, normalmente gli amministratori di una società in house hanno una ben superiore discrezionalità di quello che può avere l'amministratore delegato di una società controllata all'interno di un grande gruppo privato italiano, che spesso è chiamato direttamente a realizzare le politiche gestionali e imprenditoriali decise da altri. Ora, dicevo, se noi guardiamo al fenomeno delle società in house, in un certo senso si verifica un fenomeno molto prossimo ai due tipi o modelli che ho descritto. Molto frequentemente il potere di eterodeterminare il contenuto imprenditoriale della società è fissato nelle convenzioni che legano la società alla pubblica amministrazione, al contratto di servizio, e quindi, diciamo così, entriamo nel secondo modello. Esiste un rapporto in senso lato contrattuale che determina l'agire imprenditoriale. Un secondo modello, su cui pure con il Dipartimento del Tesoro avevamo provato anche a realizzare qualche ipotesi di clausola statutaria, a cui pure forse indirettamente faceva riferimento il professor Ibba, è quella di immaginare all'interno dello statuto della società processi decisionali che coinvolgano l'amministrazione affidataria, che prevedano ad esempio che gli atti di pianificazione imprenditoriale siano approvati, concertati o comunque subordinati all'approvazione dell'affidante. Allora, diciamo, in punto di fatto mi sento di dire ora che il fenomeno della direzione e coordinamento e il controllo privatistico non sono meno intensi, anzi ho ragione di ritenere che in punto di fatto siano normalmente più intensi di quelli che si realizzano nelle società in house. Ecco, da questa riflessione, a mio parere, necessariamente deve derivare un'ulteriore conseguenza, e qui sono assolutamente in linea con quanto diceva Carlo Ibba, quindi posso veramente essere estremamente sintetico. L'esistenza di una forma di direzione e coordinamento postula determinati adempimenti societari, quindi per quanto gli amministratori, innanzitutto gli amministratori naturalmente sono sempre formalmente liberi di attuare o inattuare le direttive, come sono liberi di attuare o inattuare gli obblighi che assumono per via convenzionale, ferme le conseguenze che poi su di loro ricadranno. Ma l'esistenza di un modello di integrazione imprenditoriale, seppur particolare come quello dell'in-house, postula comunque che le tutele societarie che il diritto positivo prevede debbono essere integralmente attuate, quindi in un certo senso la scelta dell'affidamento diretto alla società in house, posto che postula il coinvolgimento di interessi che non sono solo quelli dell'amministrazione della società affidataria, ma sono evidentemente anche quelli di soggetti terzi e del mercato, deve necessariamente implicare l'adozione di tutte quelle cautele che specificamente gli articoli 2497 bis e seguenti impongono in materia di documentazione, adozione di procedure e motivazioni. Quindi dal mio punto di vista l'esistenza di un regime di derivazione comunitaria che
esonera dalla gara determinate società destinatarie all'affidamento indiretto non implica, come se il problema fosse, come dire, attraverso l'identificazione di una categoria, che questa categoria debba essere necessariamente destinataria di un regime speciale, che ciò implichi e comporti la disapplicazione di tutte le altre regole non derogate del diritto societario generale. E visto che credo il tempo che mi ero autoassegnato è esaurito, ecco, mi svolgo un'ulteriore considerazione. Il tema della direzione e coordinamento delle società pubbliche e il tema anche quindi delle società in house, in quanto, come dicevo, come per definizione società è dirette e coordinate per realizzare un fine imprenditoriale della pubblica amministrazione, pone il problema di interpretare la norma interpretativa che ha, apro le virgolette, esonerato lo Stato dalla responsabilità prevista ai sensi dell'articolo 2497. Ora, la norma che volevo rileggere a tutti voi, ma ora nel pasticcio dei miei appunti non riemerge, la norma che dice appunto che lo Stato in particolare non è soggetto alla responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile, in realtà è suscettibile di una pluralità di letture e quindi anche questa ci pone in un certo senso problemi non banali, perché si potrebbe leggere, qualcuno ha letto la norma che esonera lo Stato come un privilegio. Lo Stato è irresponsabile e quindi non è tenuto a risarcire il danno ai soci e ai creditori anche se esercita, potremmo dire, abusivamente attività di direzione e coordinamento in pregiudizio delle aspettative reddituali e della tutela dei soci, della tutela dei creditori. Ma in realtà io credo ci siano altre possibili letture, perché la norma sulla direzione e coordinamento, a mio parere, non è una norma che impone un nuovo titolo di responsabilità, è piuttosto, e al contrario, una norma che esonera da una responsabilità chi, pur esercitando attività di direzione e coordinamento, e quindi pur potendo compiere atti pregiudizievoli, singoli atti pregiudizievoli per la società, lo fa all'interno della gestione imprenditoriale di gruppo. E quindi in un certo senso la norma dell'articolo 2497 del Codice Civile non necessariamente si deve leggere come norma che impone un nuovo titolo di responsabilità, quanto piuttosto come una norma che esonera da una responsabilità ove determinate cautele societarie siano intraprese. Allora, se questa seconda possibile lettura è corretta, evidentemente completamente diversa è quella norma interpretativa che si limita a dire che le direttive dello Stato nell'ambito della responsabilità e direzione politica naturalmente, e appunto la norma interpretativa, sono al di fuori di questo ambito che invece è un ambito essenzialmente esclusivamente privatista. Mi scuso, forse sono stato troppo assertivo, sicuramente ho peccato di ibris nei confronti del Supremo Collegio. Concludo rispondendo alla acuta sollecitazione del Presidente Rordoff, citando Mao: grande la confusione sotto il cielo, la situazione almeno per i giuristi è ottima. Grazie. Grazie al professor Zoppini. Do la parola a me stessa e anch'io mi autodisciplino con un tempo di 10 minuti. Vediamo se ce la faccio. Allora, io l'oggetto del mio intervento, della mia relazione, dovrebbe essere quello del controllo congiunto. Su molti aspetti mi ha anticipato il professor Ibba, col quale tra l'altro mi ha facilitato a questo punto, potendo evitare io di farvi la cronistoria della giurisprudenza, in particolare anche di quella comunitaria, però
però riprendo perché io ho pensato e ritengo che è proprio sul controllo analogo congiunto che bisogna porre molta attenzione, perché è il tema nel quale si rivela di più l'imbarazzo, se posso dire così, del privatista di fronte alla nozione di controllo analogo che è divenuta dominante nella fase, diciamo, ultima degli interventi giurisprudenziali, perché è l'imbarazzo di fondo legato, soprattutto se si guarda le società per azioni, alla norma di cui all'articolo 2380 bis del codice civile, e quindi al potere, all'autonomia degli amministratori e al loro potere esclusivo di amministrare. Nel caso di controllo congiunto, in house, controllo analogo congiunto, il problema, c'è un problema in più, perché che è quello della distribuzione di questo controllo o del frazionamento, come talvolta ha detto la giurisprudenza. Allora, come prima ci ricordava il professor Iba, le sentenze della Corte di Giustizia hanno ribadito che questo controllo va effettuato in maniera, diciamo, effettiva. Deve essere un controllo sintetico, non un controllo analitico. Le delibere possono essere adottate a maggioranza, e quello che vorrei sottolineare, perché poi rileva per altri profili, è un passaggio invece della sentenza nel caso Econord del 2012, la quale ritiene non solo insufficiente la partecipazione al capitale dei singoli soci, insufficiente al fine di definire un requisito o di delineare il requisito del controllo analogo, ma addirittura non solo quindi questo requisito può essere insufficiente a concretizzare il controllo, ma si può tradurre in una presenza puramente formale nella compagine sociale. Dunque, nel caso di controllo analogo congiunto, la partecipazione al capitale diventa quasi irrilevante, e questo lo vediamo per esempio in alcune sentenze del TAR, da ultimo la sezione, forse era quella che c'era prima il professor Iba, della TAR Lombardia, della sezione di Brescia, che ultimamente ha riconosciuto una situazione di controllo analogo in capo ad un comune. Si trattava di una società pluripartecipata, mi sembra da addirittura 36 comuni, ad un comune che possedeva lo 0,1% del capitale sociale. Questa situazione peraltro non è nuova, anche nella giurisprudenza comunitaria si ritrova, questo è il caso dell'Associazione Nazionale delle Imprese Forestali, addirittura del 2007, meglio conosciuto come caso con l'acronimo ASENFO. La Corte di Giustizia aveva riconosciuto il requisito del controllo analogo in capo a 4 società che insieme possedevano l'1% del capitale sociale, mentre il restante 99% era posseduto dallo Stato spagnolo. Quindi è intuitivo come siamo lontanissimi rispetto alle regole, diciamo, del diritto capitalistico delle imprese. E allora che cosa dobbiamo dire? Tutte queste sentenze, anche quella che non ho menzionato per mancanza di tempo del Consiglio di Stato, chiedono questo controllo, diciamo, svolto da tutti i soci in una maniera effettiva, come oggi ci dice, la prendiamo come punto di riferimento, come ci dicono le direttive appalti, un controllo in grado di esercitare congiuntamente un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. Ma allora qual è il problema che ci dobbiamo porre? Visto che i soci sono tanti e non conta la partecipazione al capitale, il riconoscimento di una percentuale partecipativa pari allo 0,01% ci dice che quello che conta è altro. E che cos'è quest'altro? Quest'altro è quello che in qualche modo ci dice oggi in maniera più chiara rispetto al passato il TAR Brescia, ed è la possibilità di incidere attraverso degli accordi che i soci pongono in essere, sulla gestione dell'impresa, sull'attività strategica della stessa, sui piani industriali, sui piani finanziari. Nel caso specifico l'accordo, diciamo, veniva raggiunto e si traduceva anche nella presenza di comitati per il controllo analogo. Siccome devo essere sintetica, e voglio esserlo, dico rapidamente che sui patti parasociali, il controllo da patti parasociali è dal mio punto di vista l'unico tipo di controllo che si può esercitare nel caso di società sottoposte a controllo analogo congiunto.
E perché dico questo? Non solo perché la giurisprudenza comunitaria ci dice da tempo che la partecipazione al capitale non è sufficiente e tantomeno il possesso della maggioranza del capitale sociale, ma anche perché di recente, e voglio fare riferimento ad una recente parere del Consiglio di Stato che è stato dato con riferimento a un quesito posto dal Dipartimento delle Pari Opportunità, che esercita la vigilanza sulla applicazione della legge 120 del 2011, la famosa legge Golfo Mosca, sulla quota di genere nei consigli di amministrazione. Allora, il Dipartimento, come avendo la vigilanza, ha chiesto al Consiglio di Stato: ma come facciamo a capire se il controllo è congiunto, in che modo lo verifichiamo questo controllo? E intanto siamo tenuti a verificare l'esistenza di un controllo congiunto. E allora qui il Consiglio di Stato si è dovuto, ahimè, arrampicare in un difficilissimo tentativo di conciliare una nozione pubblicistica di controllo, quella di controllo analogo che ci viene dalla giurisprudenza e anche dalla direttiva appalti, che anzi il Consiglio di Stato richiama esplicitamente, con la nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. E allora che cosa ci dice alla fine il Consiglio di Stato? E sempre in maniera estremamente sintetica, ciò che ci dice, mettendo in relazione i principi acquisiti per via giurisprudenziale sui requisiti essenziali di controllo analogo, riportandoli all'articolo 2359, è che ciò che conta in definitiva è pur sempre la nozione pubblicistica di un controllo che si vuole effettivo e realmente condiviso, sicché occorre che le pubbliche amministrazioni congiuntamente, e qui tra virgolette, il Consiglio di Stato scrive: grazie ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, controllo di diritto, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, controllo di fatto, oppure esercitano congiuntamente sulla società un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali sulle stesse. È evidente che anche quello che il Consiglio di Stato definisce controllo di diritto o controllo di fatto è un controllo che deriva pur sempre da questi accordi precedenti che sono a monte. Accordi o addirittura, e la vicenda mi sembra più pericolosa, comportamenti paralleli tenuti dalle pubbliche amministrazioni socie. Intanto la prima domanda che ci si pone è: che cosa controlla oggi il Dipartimento, come fa il Dipartimento delle Pari Opportunità a controllare, a tenere presente quali sono i casi di controllo congiunto, visto che la legge in questione, quella sulle quote di genere, così come tante altre leggi, obbligano a un controllo solo sugli statuti. Allora, il problema di fondo evidentemente è lo scardinamento reale di tutto l'impianto del diritto societario, e l'anomalia si rivelano proprio in che cosa? In questa impossibilità di conciliare le due nozioni di controllo. In questo io, quella pubblicistica e quella privatistica, in questo io dico che la Cassazione del novembre scorso ha fotografato un comune sentire quantomeno. Perché oggettivamente quando si pongono in relazione, e non parliamo della direzione e coordinamento, parlo del 2359, c'è una difficoltà oggettiva. Però di questa difficoltà oggettiva nel caso di controllo analogo congiunto non solo si dovrebbe tener conto in futuro, prevedendo quantomeno una pubblicità dei patti parasociali, non dimentichiamo che la giurisprudenza, la dottrina soprattutto, normalmente ritengono che questi patti siano inadeguati a garantire un controllo analogo. Inadeguati perché sono a tempo, la legge prevede una durata massima di 5 anni, perché hanno un'efficacia obbligatoria e non reale, perché i soci possono modificarla, soprattutto perché se la società non è quotata e non fa ricorso al capitale, al mercato del capitale di rischio, non hanno una pubblicità. Allora, la mancanza di trasparenza è un altro elemento determinante, nel senso che diventa impossibile capire quali sono gli assetti di potere in mancanza di questa trasparenza. Ora, in linea di massima però, e qui guardo l'orologio e sarò veramente rapida, secondo me non si può però escludere la validità di questi patti parasociali.
non solo perché, se teniamo presente il caso specifico del controllo analogo, al di là di questi accordi non se ne viene fuori, perché il patto parasociale viene utilizzato, è vero, per imprimere, diciamo, la direzione, la volontà delle amministrazioni partecipanti, ma soprattutto per uniformarle. Sotto questo profilo il patto parasociale è fondamentale. Se qualcuno di voi si prende la briga di andare su internet e cercare i regolamenti di controllo analogo delle singole amministrazioni, ne ho potuti trovare nei giorni scorsi almeno una quarantina, vedrà quanto siano diversi l'uno dall'altro. Allora, e questo ce lo fa capire anche, per esempio, giurisprudenza recente. Vedevo la Cassazione del caso Ama del dicembre scorso, che non ha riconosciuto il requisito del controllo analogo semplicemente perché lo statuto si limitava a prevedere la nomina degli amministratori, ma non andava oltre, non prevedeva poteri di controllo più penetranti sugli amministratori. Allora, se noi teniamo presente questo quadro, mi sembra che una necessità revisione normativa a questo punto sarebbe necessaria, oppure dobbiamo pensare che per molti profili la nozione di controllo analogo sia irrilevante. Perché questo? Perché quando la legge fa riferimento alla situazione in cui una società, una pubblica amministrazione ha il controllo sulle società, e quindi parliamo di tutte le leggi più recenti, da quella di stabilità alla spending review, come anche alle quote di genere di cui abbiamo parlato prima, fa sempre riferimento al controllo di cui all'articolo 2359, a un controllo di tipo privatistico. L'impossibilità pratica o reale di applicare i numeri 1 e 2 dell'articolo 2359 all'ipotesi di controllo analogo congiunto ci proiettano necessariamente sul controllo da patto parasociale. E dico peraltro una cosa, che questi patti sono utilizzati nella pratica e sono anche utili. Pensiamo a tutte le norme sulla composizione dei consigli di amministrazione come dettati dalla spending review. Non ci possono essere più di 3 o massimo 5 consiglieri di amministrazione, però sappiamo anche che spesso queste società sono partecipate da molti soggetti pubblici. Il caso che facevo prima, quello esaminato dal TAR Brescia, addirittura 36 comuni. Allora il patto parasociale serve a trovare che cosa anche? Dei criteri a coagulare i consensi sulla nomina di soggetti che devono rappresentare più amministrazioni, talvolta con sistemi turnari o con sistemi diversi. Allora, non possiamo eliminare questo dato, né possiamo continuare a fare, come spesso fa ancora oggi la dottrina, a considerare il patto parasociale un qualche cosa di spurio nell'ambito della disciplina del diritto societario. Mi sembra però, e vorrei dire solo una cosa, riallacciandomi sia a quello che aveva detto Carlo Iba che Andrea Zoppini, che in realtà la disciplina di diritto societario contiene in sé già una capacità forte di concedere al socio un controllo penetrante. Questo è certo nel caso delle società a responsabilità limitata, e in maniera data i tempi non posso dire perché, attraverso quali norme, ma in realtà lo strumento per poter consentire un controllo analogo da parte dei soci sull'amministrazione, in quei limiti, diciamo, soft, che ci diceva prima il professor Iba, che oggi si possono ricavare dalla direttiva appalti, è contenuto appunto nell'articolo 2864 numero 5, quindi è tra l'altro la pratica che è normalmente utilizzata, quella di dare all'assemblea il potere di utilizzare, di autorizzare gli amministratori al compimento di determinati atti. Il punto qual è? È quello dell'individuazione di questi atti. E quindi qui torniamo alle origini del problema, che sono un po' quelle che ci diceva prima Carlo Iba. Mi autodisciplino e quindi chiudo e passo la parola, sei stato più bravo tu, 12 minuti, io 13, allora passo la parola al consigliere Emanuela Loria. Ma io sarò molto più brava perché la giornata innanzitutto volge al termine, poi mi sembra che ci sia un po' anche da fare una sintesi, no? di
vari aspetti che sono stati trattati in modo molto approfondito e che non hanno fatto altro che mettere in luce quello che il presidente Rordoff ci diceva in apertura questa mattina, in apertura di questa giornata di studio, e cioè che ci troviamo dinanzi a un istituto ovviamente di particolare complessità, ma soprattutto al confine tra diritto pubblico e diritto privato, e che pone appunto una serie di problematiche e di questioni particolarmente complesse, proprio perché ci troviamo appunto al confine tra una serie di istituti e una serie di discipline che sono tra codice civile, diritto comunitario e soprattutto diritto amministrativo interno. È appunto un settore in cui tra l'altro il diritto amministrativo interno è particolarmente influenzato dal diritto comunitario, tant'è che appunto, come si diceva questa mattina, non c'è una definizione di società in house, e comunque sia si tratta di una figura i cui indici sintomatici principali e le cui caratteristiche principali sono di derivazione pretoria, e quindi soprattutto sono state sistematizzate e delineate dalle corti europee. Quindi mi atterrò ai canonici 10 minuti. In tal senso, appunto, visto che in questa sessione si è parlato soprattutto appunto di controllo analogo, rileverei come appunto anche qui, come faceva rilevare appunto adesso la relazione della professoressa Massa, si scontra diciamo una sorta di diversa filosofia tra quello che è appunto il controllo analogo così come elaborato dalla Corte di Giustizia, cioè un controllo analogo inteso in senso sostanziale e a cui quindi il diritto interno ha avuto difficoltà nel delineare gli strumenti del controllo analogo, e invece il diritto civile, il diritto interno, il codice civile particolarmente stringente nel descrivere quali sono gli elementi del controllo. Questo chiaramente perché appunto innanzitutto ci si trova di fronte a un istituto appunto delineato dalle corti europee e delineato da una concezione sostanzialistica degli istituti, e in secondo luogo perché non dobbiamo secondo me mai dimenticare, è sempre sullo sfondo il fatto che comunque sia il fenomeno delle società in house è un fenomeno che deroga, è un fenomeno derogatorio rispetto a quelli che sono i principi fondamentali dei trattati, e quindi soprattutto al principio di concorrenza. Da qui quindi la difficoltà della stessa giurisprudenza, e in fondo tutta la abbiamo visto tutto l'excursus giurisprudenziale fatto, in particolare Tecal, Parking Brixen e Carbotermo, nel delineare dei canoni molto rigidi di appunto ammissibilità delle società in house, e quindi l'elaborazione di questo criterio del controllo analogo che appunto poi alla luce invece dei criteri civilistici è apparso particolarmente complesso da appunto delineare. Quello che mi sembra di poter sottolineare, peraltro anche in un'ottica diciamo de iure condendo, perché le direttive comunitarie, le recenti direttive comunitarie approvate in sede europea devono trovare applicazione entro il 2016, quindi per noi si tratta ancora di una fase attuativa, è che la maggiore diciamo apertura ai capitali privati e probabilmente una concezione appunto più attenuata che si ritrova nelle direttive appunto da attuare all'interno del nostro ordinamento, in merito in particolare alla prevalenza dell'attività che abbiamo visto essere stata particolarmente sfumata nelle nuove direttive rispetto alle precedenti, porranno sicuramente una serie di ulteriori problematiche dal punto di vista
appunto del controllo analogo dell'ente pubblico rispetto alla vita della società, della società in house. E quindi in tal senso il giudice sarà comunque chiamato a verificare la ricorrenza dei presupposti appunto per poter accedere appunto all'idea che ci si trovi in presenza di una società in house oppure no. E questo anche dal punto di vista degli aspetti di responsabilità degli amministratori, che sono poi quelli trattati nella famosa sentenza della Cassazione, che in tal senso mi sembra, come ricordava prima Andrea Zuppini, aver affrontato soprattutto appunto il tema della giurisdizione dal punto di vista però della responsabilità degli amministratori e quindi della necessità di sottoporre comunque ad un controllo diciamo particolarmente stringente, analogo a quello degli amministratori di un qualsiasi ente pubblico o comunque di una qualsiasi società partecipata con fondi pubblici e quindi da questo punto di vista mi sembra che la scelta della giurisdizione contabile, quindi di un sistema di responsabilità analogo a quello degli amministratori pubblici, sarà poi probabilmente da rivedere in chiave sicuramente problematica alla luce delle nuove direttive comunitarie, che sicuramente accentuano invece la partecipazione privata nell'ambito delle società pubbliche. Concluderei il mio intervento ritenendo che ci si trova probabilmente di fronte effettivamente a un modello societario che non è assimilabile completamente a quello delle società private e probabilmente ha ragione la professoressa Massa laddove percepisce una certa preoccupazione nel fatto che si rischi di andare probabilmente verso il vecchio modello delle aziende speciali con una quindi accentuazione dei controlli su questo tipo di società. Grazie molte. Consigliere Lorino, che è stata quella che ha rispettato i tempi più di tutti. Alla fine, avendo trattato tutti gli argomenti precedenti relatori. Allora do la parola al professor Guerrera che ci parla di autonomia statutaria e tipologia delle società in house. Prego. Grazie Fabiana. Grazie alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione che mi ha rivolto questo invito che ho accolto con molto piacere, essendomi io spesso, come anche Carlo Ibba, occupato di questo argomento e ritenendo assolutamente essenziale il dialogo fra giuscommercialisti e amministrativisti su questa materia. Il tema resta davvero arduo, spinosissimo e secondo me tocca proprio i limiti della capacità interpretativa e ricostruttiva del giurista. Più riflettiamo su questi argomenti e più ci rendiamo conto che l'intervento legislativo chiarificatore su questa materia è veramente indifferibile. Tuttavia in questa fase di transizione lunga, interminabile fase di transizione in cui ci troviamo, dobbiamo fare il massimo sforzo di dialogo, di comprensione reciproca fra jus publicisti e jus privatisti. Oggi abbiamo ascoltato due visioni radicalmente opposte da parte del consigliere Garofalo e poi da parte del professor Ibba della configurazione del modello della società in house e ripeto i limiti che
ci vengono dal nostro mestiere di giuristi, di interpreti della legge, ci impongono trovare un compromesso razionale e accettabile partendo dal dato normativo, perché il diritto vivente è anche importante in questa materia, ma non può essere, secondo me, l'unico riferimento. Concordiamo tutti sul fatto che la società in house sia una realtà sui generis, caratterizzata da questa struttura capitalistica ingessata, da uno scopo lucrativo sostanzialmente disatteso, neutralizzato, da un'organizzazione societaria manipolata, ma fino a che punto possiamo accettare, giustificare e razionalizzare questa realtà? Ecco, siccome è stato giustamente richiamato e con vigore il principio di tipicità delle società, che riguarda non soltanto l'individuazione del tipo societario, ma anche l'individuazione delle norme organizzative che rappresentano il codice tipologico indeclinabile della società, non c'è dubbio che noi una base normativa per manipolare la tipologia societaria, non tanto con riferimento al modello della SRL, che sarebbe più flessibile e più utilizzabile allo scopo, ma soprattutto con riferimento al modello dell'SPA, dobbiamo trovarlo. E ora, nella sentenza delle sezioni unite si rammenta l'articolo 113 del testo unico degli enti locali, ma di quell'articolo è sopravvissuto, se non ricordo male, soltanto il comma quarto, che riguarda le società di gestione delle reti. È caduto il comma quinto. Oggi forse è l'unico aggancio normativo che ci può confortare nel nostro approccio alla ricerca di una deroga al principio di tipicità delle società, e l'articolo 4, comma ottavo del decreto legge 95/2012, quello sulla cosiddetta spending review, in cui si dice: a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Una sorta di norma valvola che da una parte ci potrebbe consentire qualche deroga alle regole di tipicità organizzativa delle società, dall'altra parte rappresenta una porta aperta sulle variazioni del diritto comunitario, variazioni in corso, in attesa, come il discorso sulle direttive ha già preannunziato. Ciò detto, poi la realtà ci pone dinanzi, stranamente, a un uso abbastanza raro del modello SRL, perché ho visto che, nonostante tutti i discorsi che sono stati fatti sulla preferibilità del modello SRL, continua a essere preferito il modello SPA per le società in house, per un fatto d'immagine, per rapporti probabilmente col sistema bancario, con l'esterno e con quant'altro, ecco. Sicuramente complice di questa utilizzazione forzosa del modello SPA è l'allentamento del sistema dei controlli omologatori. Dopo il 2000, come tutti sanno, il controllo sull'omologazione, sugli statuti societari, è passato dall'autorità giudiziaria ai notai, e i notai su questo tema almeno si sono mostrati molto più elastici, perché obiettivamente, esaminando gli statuti delle SPA destinati alla gestione in house, si vedono delle cose che dal punto di vista giuscommercialistico sono sinceramente inaudite, quindi istituzione di organi atipici, violazione del riparto delle competenze, tutte cose che rispecchiano appunto l'idea dell'impresa organo, l'idea dell'impresa dimezzata, della pubblica amministrazione organizzata in forma societaria, ma che allo stato del diritto vigente fanno fatica a trovare una giustificazione. Allora, se noi dobbiamo, ripeto, in questo momento di transizione, sforzarci di riportare a coerenza il sistema,
dobbiamo partire dalle norme che sono comunque le norme del diritto positivo, che sono l'unica base certa di ragionamento. E a mio modo di vedere non possiamo rinunciare alla prospettiva organizzativa del diritto dei gruppi. Cosa voglio dire? Voglio dire che soprattutto quando si ragiona sull'organizzazione di una SPA in house e quando si vuole realizzare attraverso statuto o patti parasociali nel caso di controllo congiunto un controllo analogo in termini tali da giustificare appunto un affidamento diretto, è assolutamente necessario avere come parametro di riferimento quelle manipolazioni che nel diritto societario comune l'appartenenza di una società al gruppo giustifica rispetto al modello di SPA indipendente. Il modello di SPA indipendente è assolutamente incompatibile col fenomeno dell'in-house, dobbiamo affermarlo con chiarezza, l'ha già detto Carlo Iba, non posso che ribadirlo, per il semplice fatto che è incardinato sul principio di competenza gestionale esclusiva degli amministratori. Il modello di SPA dipendente nell'ambito di un gruppo è viceversa in qualche misura conciliabile col fenomeno del controllo analogo, perché che cosa è necessario perché si abbia controllo analogo? Che le competenze dell'assemblea siano più estese del solito? No, non basta questo, perché il fatto che l'assemblea possa autorizzare ex articolo 2364 numero 5 alcuni atti di alta gestione non basta da soggettare una società a controllo analogo, ci vuole qualcosa di più, ci vuole la possibilità per il socio non solo di emanare direttive ma anche di imprimere assetti organizzativi, ci vuole capacità di assumere le decisioni strategiche, ci vuole la capacità di approvare gli atti fondamentali, cioè in altri termini agli amministratori della cosiddetta società in house deve rimanere nulla più che la gestione corrente. Questo si può realizzare secondo il diritto privato? Sì, si può realizzare. L'articolo 2497 dà spazio a varie formule organizzative di società di gruppo, ci può essere una società di gruppo con ampi margini di autonomia, ci può essere una società di gruppo totalmente strumentalizzata, asservita non solo alle direttive della capogruppo, ma alle decisioni della capogruppo. Se si guarda il fenomeno dei regolamenti di gruppo, se si guarda allo statuto della società controllante e della società controllata, nei gruppi privati, quindi al di fuori del fenomeno dell'in-house, ci si avvede, ma se si guarda al codice di autodisciplina delle società quotate, quindi diciamo a quello che è un manifesto dell'autonomia privata nel settore delle società aperte, si vede che i compiti degli amministratori della società controllante si estendono naturalmente all'assunzione di decisioni che toccano direttamente le società controllate, cioè l'assunzione di dirigenti strategici nella società controllata può essere accentrata dalla controllante, così come il passaggio delle partecipazioni all'interno del gruppo, le modifiche statutarie delle controllate, cioè sono tutte cose su cui l'organo amministrativo della capogruppo già di per sé decide oggi allo stato del diritto vigente nei gruppi privati. Quindi se si applicano questi concetti con un po' di elasticità alla società in house, noi secondo me riusciamo a conciliare il fenomeno della direzione e coordinamento col fenomeno della gestione in house senza arrivare alla affermazione diciamo estrema, dico estrema non in senso critico ma proprio per dare una collocazione come dire geometrica alla costruzione del disconoscimento dell'alterità soggettiva della società in house, cosa a cui a mio vedere non dobbiamo spingerci.
perché non è necessario, non per altro, non per difendere a tutti i costi una certa dogmatica della soggettività o dell'organizzazione di gruppo, ma perché non è necessario per venire a questo esito interpretativo ultimo del disconoscimento della personalità giuridica della società in house. Questo direi che tutto sommato trova una possibilità di affermazione alla stregua del diritto positivo, per esempio nello stesso articolo 2497 sepsis, laddove si prevede il fenomeno della eterodirezione fondata su una particolare conformazione statutaria e quindi della società controllata e quindi su particolari espressioni dell'autonomia privata regolamentare che possono appunto giungere fino a un totale asservimento. Questa per esempio è una norma preziosa per la ricostruzione del sistema che ci consente di conciliare normativa sui gruppi e fenomenologia dell'in house. Così come, volendo riprendere il discorso di Fabiana Massa sulle società pluripartecipate e sulla importanza dei patti parasociali, anche lì forse c'è un aggancio che ci consente una ricostruzione più equilibrata e più confortante, ed è l'ultimo comma dell'articolo 2341 bis sui patti parasociali nelle SPA, laddove si dice che anche i limiti temporali del patto, limiti temporali che valgono per il patto nelle SPA, perché nelle SRL questi limiti non valgono, quindi già adottando il modello SRL si verrebbe fuori dal problema dei limiti di tempo del patto parasociale, ma anche volendo adottare il modello SPA, quando i patti sono funzionali allo svolgimento di un certo progetto industriale, ed è questo normalmente il caso dell'in-house, perché l'in-house si fa per gestire un servizio, allora se quel servizio deve essere costruito intorno a un progetto industriale che miri al raggiungimento di certi livelli qualitativi, eccetera, eccetera, ma nulla osta di avvalersi di quell'esenzione e quindi avere patti parasociali di durata indeterminata che vincolano gli enti controllanti che esercitano il controllo congiunto e che in questa maniera possono svolgere in maniera coordinata i loro compiti. Le clausole statutarie di queste società pluripartecipate che istituiscono organi atipici, ma quelli sono d'accordo con Carlo Iba che sono nulli, perché organi atipici nella SPA non ce ne possono essere, altrimenti cancelliamo ogni etichetta e ogni riferimento al diritto societario e allora gli amministrativisti potranno fare quello che vogliono. Allora, però il fatto che questo riferimento sia che il fenomeno degli organi atipici non sia ammesso non ci vieta di recuperare quelle clausole statutarie nulle come pattuizioni parasociali attraverso il fenomeno della conversione del negozio nullo che tutti conosciamo. Un negozio è nullo, sarà nulla quella clausola parasociale, cioè sarà nulla dal punto di vista societario, non potrà fondare un'impugnativa di delibera, ma potrà valere come pattuizione parasociale inserita nello statuto. Avrà un effetto obbligatorio, non sarà sicuramente irrilevante, anche il problema della trasparenza è superabile, perché poi nelle società pubbliche in realtà questi patti parasociali per forza di cose diventano comunque di dominio pubblico al di là delle forme di pubblicità minore che lo stesso 2341 bis prescrive. Un'ultima notazione e poi lascio la parola al relatore incaricato di tirare le conclusioni di questa bella giornata di studi. E l'ultima riflessione riguarda il regime della responsabilità e la fallibilità della società in house, perché è stato da tutti giustamente
sottolineato che la sentenza di novembre delle Sezioni Unite è una sentenza che afferma questi principi nell'ottica del riparto della giurisdizione, e nulla esclude che si arrivi ad altre conclusioni sul problema della fallibilità della società in house, anche se la giurisprudenza di merito, devo dire che si è già in molti casi prontamente allineata e quindi ha cominciato a emettere sentenze di rigetto di istanze di fallimento contro le società in house che esattamente a quella sentenza si richiamano. Questo è un fenomeno estremamente preoccupante e che poi fa venire alla luce un nodo del problema, che è quello del rapporto fra responsabilità erariale e responsabilità civile. Perché se noi applichiamo le regole sulla responsabilità civile, a parte che, come tutti sanno, il regime è diverso, prescrizionale, il regime degli elementi di colpevolezza, tutte cose che ben sappiamo. Ma l'aspetto più critico riguarda, secondo me, poi il rapporto fra responsabilità verso la società o l'ente pubblico la cui articolazione patrimoniale sarebbe stata lesa se si accetta la prospettiva della responsabilità erariale, e il regime della responsabilità verso i creditori sociali. Perché nel diritto comune, nel diritto societario comune, azione sociale di responsabilità e azione dei creditori sociali sono strettamente legate e coordinate, tant'è che quando si determina l'insolvenza le azioni vengono unitariamente esercitate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore, dal commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria, e allora quell'azione di danni raggiunge l'unico obiettivo, che è quello di reintegrare il patrimonio dell'ente e di dare soddisfazione ai creditori sociali. Ma come si fa a coordinare la responsabilità erariale con quella verso i creditori sociali? Come si fa a esporre gli amministratori della società pubblica al contempo alla responsabilità contabile e poi comunque alla responsabilità civile? Perché quando queste società dovessero fallire, ma se anche non fallissero, perché comunque l'azione di responsabilità è esercitabile 2394 a prescindere dal fallimento, purché vi sia un'incapienza patrimoniale, questi amministratori quante volte dovranno rispondere delle loro malefatte, che poi molto spesso sono malefatte dipendenti da un rapporto viziato con l'ente costituente o partecipante. E allora il sistema deve essere razionalizzato, e al punto in cui si è arrivati l'intervento legislativo è indispensabile. Oggi sono stati giustamente ricordati quegli interventi recenti, credo che sia la legge stabilità per il 2014, che impongono il ripianamento delle perdite. E allora vedete come cambia la logica, cioè in fondo si fanno società di capitali per godere del beneficio della responsabilità limitata, però poi, dopo aver constatato che questo beneficio è stato abusato oltre ogni limite, si è costretti a legiferare per imporre agli enti costituenti e partecipanti di ripianare le perdite e quindi sostanzialmente di rinunciare almeno in parte al beneficio della responsabilità limitata. Dico almeno in parte perché poi questo ripianamento, per quello che io ho letto, è graduale e poi anche parziale. Ci sono delle percentuali 25, 50, 75 proiettate in più anni, in più esercizi, e una linea di tendenza che serve a arginare il malcostume che era quello di scaricare su queste società pubbliche non fallibili, poi alla fine sui creditori sociali e poi alla fine in pregiudizio delle regole della concorrenza e del mercato tutti i problemi della finanza pubblica. Allora da tutto questo non si può venire fuori senza una chiara scelta di campo legislativa che sia nel senso di rispettare almeno i principi basilari fondamentali del diritto privato, o viceversa
di accedere a un modello sui generis, ma legislativamente regolato in tutti i suoi aspetti, che imponga all'ente che si avvale della società in house di rispondere in toto, in via patrimoniale non risarcitoria, di tutto quello che deriva da risultati gestionali negativi nell'esercizio dell'attività in house. Vi ringrazio e mi scuso per aver sforato. Grazie molto. Grazie al professor Guerrera per questo quadro così ampio e chiaro che ci ha dato. E passo la parola al professor Giuseppe Guizzi. Grazie. Oggi in veste di discussant. Allora, visto che l'ora è tarda, Fabrizio ha detto già quasi tutto, io devo fare il discussant di Fabrizio, vorrei solo fare una sintesi con le parole di un poeta, perché poi in fondo le cose cioè le dicono sempre meglio gli scrittori o i poeti, e cioè voglio dire che quello che ha detto Fabrizio ricorda esattamente quello che Shakespeare fa dire a Giulietta nella famosissima scena del balcone dell'atto terzo, quando dice, sospirando, parlando di Romeo, che solo il tuo nome è il mio nemico, e poi aggiunge, ma che cos'è mai un nome, quel che chiamiamo rosa, anche con un altro nome, lo stesso profumo avrebbe. Allora, il problema non è delle etichette, il problema è di sostanza. Ed è il problema di sostanza, e quindi io credo che da questo punto di vista la sentenza della Cassazione, così tanto criticata oggi, una cosa di fondo molto importante ce la dica, e cioè che la sostanza di questa società in house è una sostanza di un'impresa organo. Quindi noi non possiamo applicare le categorie del diritto societario. E direi che in fondo quello, forse la spingo troppo avanti la sentenza della Cassazione, ma quello che la Cassazione dice, e allora in questo senso secondo me non coglie nel segno la critica che faceva Carlo Ibba dicendo ma il controllo analogo da giurisprudenza comunitaria è di più, perché volutamente la Cassazione a mio avviso circoscrive la fattispecie proprio a dei casi estremi di controllo analogo, cioè di dire quando tutta la gestione, anche quella corrente assorbita dall'ente, diciamo, e nella cui sfera l'attività si svolge. Sostanzialmente ci viene detto quando c'è questo accentramento di potere decisionale non c'è più la società, non c'è più l'alterità soggettiva, non c'è più la società, e quindi probabilmente questo forse è la spinta che potremmo fare, non c'è più nemmeno l'autonomia patrimoniale, quindi in questo senso non sarei lontano dall'approdo poi cui credo voleva arrivare Fabrizio quando dice dobbiamo ragionare di una responsabilità patrimoniale generale dell'ente. E d'altra parte anche il richiamo alle norme da ultimo che sono state fatte, quelle sulle ricapitalizzazioni, in fondo spingono secondo me la ricopertura delle perdite proprio all'idea di fondo che qui probabilmente non c'è nemmeno impresa nella logica almeno dell'economicità come la tradizionalmente la intendiamo, con una capacità di auto, diciamo di bilanciamento automatico dei costi e dei ricavi, quindi di una pianificazione in economicità. Qui probabilmente c'è un modello che è completamente diverso dal modello dell'impresa, dal modello della società ovviamente capitalistica, e quindi siamo su un mondo diverso in cui non dobbiamo applicare quelle discipline. Questo secondo me è il senso forse ultimo cui che dobbiamo assegnare alla sentenza delle Sezioni Unite. E allora in questa logica ben venga che sia poi circoscritto ai casi evidentemente estremi, e quindi le conseguenze che io ne trarrei sono ovviamente la non fallibilità della società in house, proprio per le considerazioni che si sono fatte prima. Del resto direi, appunto tornando al problema dei nomi e delle etichette, in fondo ci è sempre stato insegnato le qualificazioni non stanno nei nomi, si fanno alla luce dei dati ordinamentali. Allora se io ho uno statuto di una SPA in cui ho anche gli organi atipici, o su questo mi sentirei di dissentire da Fabrizio, io devo ragionare non che quelle clausole sono nulle, ma che quello statuto non è uno statuto di una società, cioè lo qualifichiamo diversamente, la qualifichiamo come un ente pubblico, in fondo c'è un atto di destinazione, l'ente pubblico in qualche misura per definizione una fattispecie aperta, e tra l'altro questo ci consentirebbe di superare il problema della fallibilità, perché il 2221 tutto sommato oggi lo abbiamo ancora, e quindi dovremmo dire che è una, probabilmente anche laddove riusciremmo a ipotizzare che l'attività è di impresa, siamo di fronte all'attività di un'impresa pubblica, intesa come ente pubblico. Quindi io il problema di avere oggi la certezza di che cos'è la società in house non me lo porrei. Certamente però, ha ragione Fabrizio, dobbiamo arrivare a una definizione chiara, o in un senso o nell'altro, quindi che la sostanza è la società, la sostanza è quella dell'ente. L'ibrido non è mai una soluzione auspicabile, anche perché qui chiudo allora citando un giurista, il mio messo il professor Lebonati, se poi si accettano le regole devono essere accettate in tutto, non le si può accettare in parte, perché accettarle in parte significa spesso non accettarle affatto. Grazie.
Grazie molte per questo intervento breve, incisivo e chiarissimo. E passo la parola al professor Cintioli, che trarrà le conclusioni di questo nostro incontro. Grazie. Compito assolutamente difficile, ma che prometto anche a un uditorio comprensibilmente impegnato quest'oggi di contenere nei termini che ci hai assegnato, Fabiano. E in questo però non posso che esordire scusandomi con tutti i relatori, perché non sarà possibile fare dei riferimenti a tutte le relazioni e non sarà possibile soprattutto riuscire a trarre i frutti da tutti gli stimoli che ci sono stati dati. Tra l'altro, mettendomi per un attimo la veste di coorganizzatore, voglio anch'io ringraziare tutti i presenti. E allora io proverei a racchiudere le mie osservazioni in tre battute, intorno a tre punti di fondo, cercando evidentemente in questo in qualche modo di inserire le sollecitazioni che ci sono state proposte. La prima battuta, scusate anche in modo rozzo, ma alle volte può essere utile anche questo, è: ma le società in house sono una cosa brutta o una cosa bella? Secondo quesito, ma le società in house sono delle società o sono un organo dell'amministrazione? Terzo quesito, immaginate come risolverlo in una battuta, ma qual è il regime di questa cosa che chiamiamo società in house? Allora, sul primo punto, sicuramente le società in house, perché è anche importante toglierci l'abito del giurista per un attimo, perché altrimenti rischiamo di non comprendere bene tutto quello che è accaduto in questi anni, sono state un problema. Sono state un problema perché il nostro legislatore ha preso spunto da una sentenza che riguardava solo il problema delle modalità di affidamento per configurare un modello che ha determinato una serie di conseguenze. Si è parlato di abuso del fenomeno societario, di un utilizzo improprio e frodatorio rispetto alle norme del diritto pubblico dello strumento societario. E soprattutto è accaduto un fatto che non apparteneva alla storia del nostro ordinamento e quindi anche alla tradizione delle società speciali o società in partecipazione pubblica, che dir si voglia, cioè che l'utilizzo dello strumento societario è stato fatto soprattutto da enti pubblici che non ne avevano mai utilizzato. Cioè, un conto, per essere chiari, è la società a partecipazione pubblica statale. Altro conto è ammettere e concepire in un sistema come il nostro, nei rapporti economico-sociali come quelli che contraddistinguono il territorio della Repubblica Italiana, una miriade di società costituite dai comuni, dalle province, oltre che dalle regioni evidentemente. Quindi il pluralismo istituzionale trasferito sul terreno societario ha prodotto un fenomeno che, come dire, ha anche un po' debordato da quelli che erano i naturali confini che lo strumento societario dovrebbe servire a rispettare. E questo ci fa capire molte cose, come ci fa anche capire che a un certo punto, quindi la reazione in chiave, come dire, di privatizzazione, liberalizzazione del legislatore, sono state utilizzate talvolta per eludere le norme di diritto pubblico. Penso all'assunzione mediante concorso pubblico dei dipendenti come prima regola di fondo, ma sono state utilizzate anche per fare impresa lì dove l'iniziativa del comune che svolge attività di impresa è apparsa da un lato atipica, dall'altro dissonante con politiche di liberalizzazione e privatizzazione che all'inizio degli anni 90 iniziavano a diffondersi. Quindi tutto questo ci ha fatto pensare e ha creato questa visione di contrasto nei confronti della società pubblica. Va anche ricordato, giusto per dir tutto, un certo qualche appetito imprenditoriale verso il settore dei servizi pubblici locali da parte dei settori privati, e quindi le politiche di privatizzazione anche in questo senso si sviluppavano. Quindi, detto che c'è stato un problema sulle società pubbliche, sulle società in house, è anche giusto ricordare che la società resta, a mio modesto avviso, e penso che è emerso dagli interventi di oggi, uno strumento che può essere utile all'amministrazione. È stato citato dal Presidente Rordorf un passo della relazione al codice, e soprattutto è emerso in tutte le relazioni la complessità del fenomeno. Cioè, è difficile parlare di società in house e delimitare esattamente ciò di cui si sta parlando e trattando. Ma mi vengono in mente alcune applicazioni, versioni pubblicistiche del fenomeno societario che davvero forzano
oltre forse ogni confine ragionevole il modello societario, eppure sono previste nella legge. Penso per esempio alla società di trasformazione urbana inserita nel testo unico enti locali, che ha dei compiti di pianificazione del territorio sostanzialmente. E quello, insomma, ti colpisce, così come effettivamente è stato ricordato pure nell'intervento del consigliere Lopilato, il tema del servizio pubblico è un tema delicato. Quindi non saprei dirvi se è brutto o se è bella, ma sicuramente può essere utile e sicuramente se ne è fatto abuso. Veniamo invece a un aspetto un po' più pertinente all'osservazione di un giurista. La società in house è una società o è un organo o trattino ufficio dell'amministrazione, nel senso, insomma, gianniniano? E qui sarebbe da dire, anch'io faccio una citazione di Pugliatti, mutuando il suo contributo sulla proprietà, si dovrebbe dire: la società o le società in house sono un organo o sono società? Io vi dico subito che lo ero la pensavo così per la verità prima dell'inizio del convegno, ma il convegno mi conforta nel pensare che la società in house sia una società, non sia un organo della pubblica amministrazione. Qui, come dire, c'è la mia amica Fabiana Massa che mi dice: ma tu sei un amministrativista strano, perché poi c'hai queste pulsioni proprivatistiche. Ma effettivamente non è che è una gara, no? Se vince l'uno vince l'altro. Io alla fine vi dico che secondo me il regime societario, poi vedremo tra un attimo perché, si prende la sua parte, la società resta tale, è sottoposta a un regime di pubblicità legale, abbiamo una certa normativa sulla nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, abbiamo il rilievo sociale del fenomeno societario. Insomma, io credo che sia una società, punto primo, non sia un organo. Qui poi bisognerebbe scendere un po' più nel dettaglio, io lo farò fino a un certo punto ovviamente perché rispetto i tempi. E allora, io sono perplesso su alcune osservazioni che ci ha fatto Carlo Ibba, con il quale molto spesso invece mi trovo d'accordo, devo dire la verità. Sempre con grande efficacia, che cosa ci ha detto? Ha detto una cosa che mi è sembrata nuova rispetto a una serie di osservazioni che lui ha scritto e che ha riferito ai nostri convegni. Cioè, lui non ha detto soltanto in poche parole che non ritiene corretto affermare la giurisdizione del giudice speciale rispetto al problema della responsabilità degli amministratori di società in house. Lui, se ho capito bene, ci dice addirittura che forse, o comunque pone questo problema, il controllo analogo non è realizzabile, perché una clausola che volesse prevedere il controllo analogo in certi termini potrebbe essere considerata non conforme alle regole del diritto societario che hanno prevalenza e quindi dovrebbe essere considerata verosimilmente nulla per contrasto con norma imperativa, credo. Questa osservazione che pone un problema nuovo allora a questo punto, cioè non è che soltanto c'è il problema di ordinare la contaminazione pubblicistica col regime di diritto societario, ma c'è addirittura una impossibilità di configurazione. Non ho gli strumenti da pubblicista per capire se veramente il diritto societario non ci consente di configurare a livello di clausole statutarie e o patti parasociali legittimi una forma di controllo analogo. Prendo atto che comunque tra i colleghi giusprivatisti c'è un dibattito aperto, perché le considerazioni di Guerrera, di Fabiana Massa e di Guizzi vanno in senso opposto. Io mi limito a dire da pubblicista questo. Attenzione, perché se fosse vero che clausole che configurano il controllo analogo sono nulle per contrasto con norme imperative, allora forse questa è un'osservazione che mi pare provi troppo rispetto alla giurisprudenza comunitaria, perché la giurisprudenza comunitaria ci dice comunque che quella è una società, che il controllo analogo c'è, e poiché c'è il controllo analogo il fenomeno è un fenomeno di mera autoproduzione economica e non c'è bisogno di gara per effettuare un affidamento. Ossia, se fosse vero che quelle clausole che vogliono configurare il controllo analogo sono nulle, non ci sarebbe più l'autoproduzione economica, cioè ci sarebbe un modello che sul piano giuridico terrebbe separati gli ambiti decisionali dell'amministratore della società in house da un lato e le indicazioni del socio pubblico dell'altro, che non consentirebbero più a quel punto di configurare sul piano economico una autoproduzione, che è il presupposto in forza del quale la Corte di Giustizia dice: ma non c'è bisogno di fare la gara, perché non c'è un contratto dal punto di vista economico.
Quindi nella indicazione della giurisprudenza comunitaria e nel primato che il principio del diritto comunitario tale giurisprudenza esprime, io vedo un po' un ostacolo ad una visione che mi è apparsa la più avanzata, scusate la sintesi, sul fronte privatistico, che era stata quella espressa da Carlo Iba, e che non posso non citare perché mi aiuta anche, no, a mantenere, a tirare l'elastico del mio ragionamento. Per altro verso, io devo dire, ho sempre mantenuto qualche riserva e qualche perplessità sull'idea di poter configurare come organo la società in house. Io credo che la società in house non sia un organo, credo che l'alterità soggettiva rimanga. Mi rassicura il presidente Rohrdorf al convegno di oggi, perché ci dice: badate, la sentenza precisa che questa osservazione è fatta ai fini del riparto di giurisdizione, e quindi mi sembra questo un modo di leggere la sentenza che sia tale da non espandere sul piano proprio sistemico e dogmatico, a quel punto, il principio secondo cui l'alterità soggettiva non c'è più. Quindi l'alterità soggettiva per il giurista resta, però in questo campo, e forse anche in altri, subisce un indebolimento. Tra l'altro Fabrizio Guerrera ha posto un problema che è delicatissimo sulla questione della responsabilità contabile. Bisogna essere onesti, non è potuto venire Vito Tenore, che avrebbe ovviamente sostenuto la tesi che ha sostenuto l'anno scorso con un'accesa diatriba contro Carlo Iba a favore della giurisprudenza contabile. Quindi questo, se non altro, lo citiamo per correttezza, l'amico Vito. No, ma l'aveva anche preannunciato. Però insomma, su questo punto effettivamente io non riesco a capire bene dove finisca l'importo del risarcimento chiesto attraverso il giudizio contabile all'amministratore della società pubblica, cioè finisce nel patrimonio dell'ente pubblico socio e non nel patrimonio della società. Questo mi pare che crei un problema vero, forse non necessariamente sul piano della sovrapposizione delle azioni, che potrebbe essere risolto nella fase dell'opposizione all'esecuzione. Infatti ci sono anche dei precedenti su cui anche la Cassazione, se ricordo bene, ha risolto il problema. Dice, beh, se c'è il cumulo delle due azioni, poi alla fine l'amministratore paga una sola volta, perché nel giudizio di opposizione all'esecuzione il problema della sovrapposizione dei giudicati si risolve, ma il problema per me è a chi paga, resta quel problema lì. Terzo punto, è quindi la conclusione vera della nostra giornata. E terzo punto, il regime giuridico è un regime misto, è certamente un regime misto, in cui, in estremissima sintesi, noi abbiamo alcuni profili regime giuridico, innanzitutto bisogna ribadire che questo pasticcio è creato nel bene e nel male dall'ordinamento comunitario, perché l'ordinamento comunitario ha i suoi obiettivi, ha le sue esigenze, non si nutre di concetti giuridici e quindi lasciano i giuristi in grande difficoltà, e ha i suoi obiettivi. Nel perseguire i suoi obiettivi dice in particolare due cose: che la nozione di operatore economico e di impresa ai fini dell'applicazione di una serie di normative comunitarie può assorbire anche l'ente pubblico. Grande sezione del dicembre del 2012, una università che partecipa a una gara non è un ente pubblico, è un operatore economico. Nello stesso tempo però cosa dice? Attenzione, per me la nozione di pubblica amministrazione può includere anche dei soggetti che fino ad ora avete considerato come imprese, e quindi l'organismo di diritto pubblico. Per cui questo mescolare le nozioni inevitabilmente ci mette in difficoltà e crea delle enormi difficoltà di classificazione. E allora, di fronte al primato del diritto comunitario, noi non possiamo che prendere atto di questa mescolanza. Quindi c'è un primo problema di classificazione e di regime giuridico misto, mescolato, che viene da lì, che nasce da questa radice. Però è anche vero quello che diceva Carlo, cioè che poi non è che l'ordinamento comunitario abbia questa pretesa onnicomprensiva di dettare una disciplina per tutto il problema, no, poi si rimette a noi, si rimette all'ordinamento nazionale, e se i giuristi vivono tempi duri sarebbe anche il caso che i giuristi si sforzassero di fare il possibile, e da qui nasce anche secondo me la pulsione delle nostre corti, la Corte di Cassazione e Sezioni Unite, ma anche in alcuni precedenti la Corte Costituzionale del Consiglio di Stato, verso un tentativo di classificazione, di riordino della materia, no? Quindi l'idea di dire la società in house è una cosa diversa perché non c'è l'alterità soggettiva. Quindi
ricapitolando, regime giuridico oscillante e flessibile per via del diritto comunitario che impone le sue regole, al di sotto del diritto comunitario quale regime? È un regime misto, in cui il diritto pubblico si prenderà una parte per quel che riguarda soprattutto i profili interni e il diritto privato si prenderà invece una parte dominante per quanto riguarda tutti i profili esterni dei rapporti con i terzi. Perché il diritto societario corrisponde ad altrettante norme di ordine pubblico, perché il diritto societario corrisponde a un fenomeno che ha rilievo reale nell'ordinamento, perché il diritto societario si pone il problema della tutela di interessi generali di terzi, che sono oltretutto degli interessi tutelati sulla base anche di valori e di principi che sono presenti nella Costituzione della Repubblica. Si dice, ma è impresa la società in house? Allora sì, per me è impresa nel senso che se c'è un problema di perdita immagino che si applicherà l'articolo 2447 del Codice Civile, cioè non vedo come se ne possa fare a meno. Io voglio citare qui, che poi ci aiuta effettivamente a, forse a provare a chiudere il cerchio, alcuni scritti di qualche anno fa, per esempio una voce dell'Enciclopedia del Diritto di Ottaviano, la voce del 70 sull'impresa pubblica. Ottaviano, nel riepilogare l'assetto, dice: l'impresa pubblica si esprime attraverso tre forme: l'ente pubblico economico, l'azienda organo, la società in mano pubblica. Per tutte e tre queste figure, badate, non solo per la società in mano pubblica, ma anche per l'azienda organo e per l'ente pubblico economico, valgono le regole fondamentali dell'articolo 2201 Codice Civile. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, e vale l'articolo 2093, il quale prevede che gli enti pubblici che esercitano imprese commerciali e limitatamente a siffatta gestione sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni del libro del lavoro, anche se sono salve le diverse disposizioni della legge. Nei rapporti con i terzi, si spiega, prevale la disciplina privatistica, perché bisogna tutelare la posizione dei terzi e più in generale assicurare la certezza dei traffici giuridici. Questo è, credo, il tentativo che noi possiamo fare. Questo significa evidentemente dare al diritto societario tutto uno spazio che non può, secondo me, assolutamente essere eroso, tener conto di come il diritto comunitario giochi la sua partita, cercare di recuperare sul piano del diritto interno, ed è un compito del giurista italiano anzitutto, una sua coerenza, e salvaguardare poi tutta una serie di elementi. Certo, il legislatore ci ha messo anche del suo, perché il legislatore ha fatto una serie di interventi spesso disordinati. Ginevra Abruzzone ci raccontava di alcuni recenti interventi che hanno avuto il merito, credo, di razionalizzare, ma in passato ce ne sono stati altri di meno coerenti, episodici, frammentari, spesso contraddittori. E rispetto a questi vale sempre il problema della coerenza col parametro dell'articolo 3 Costituzione. Io, per esempio, dubito, ho qualche dubbio sulla tenuta di una regola che escluda l'applicazione della disciplina sulla direzione e coordinamento nei confronti di alcuni enti pubblici, lo Stato rispetto ad altri. In questo modo io ho concluso, ho rispettato i tempi, è stato citato dal Presidente Rordorf Salvatore Pugliatti e le difficoltà di conciliare diritto pubblico e privato, anche, come dire, con una vena di pace tra privatisti e pubblicisti, dico, cito io un altro giurista che operò tra la fine 800 e il 900, che era Federico Cammeo, il padre della formidabile scuola amministrativistica fiorentina, che invece diceva sempre che da amministrativista che il diritto è un fenomeno unitario e come tale va esaminato e studiato. Grazie. Grazie al professor Cinzioli per questa brillantissima conclusione, ma non è un caso che abbiamo chiesto a lui di fare le conclusioni, non solo perché è brillante, ma anche perché è uno strano fenomeno di amministrativista civilista, come dicevo prima. Allora, intanto ringrazio tutti voi, anche della pazienza di chi è rimasto fino alla fine. Mi auguro, è un augurio, una speranza, una promessa, una minaccia, non so, ma che gli atti di questa giornata saranno poi pubblicati, quindi speriamo sempre relatori d'accordo, e ci diamo appuntamento al prossimo incontro. Grazie a tutti.